Il 20 e 21 febbraio 2018 i padiglioni di Bologna Fiere si sono riempiti di giovani studenti delle scuole superiori in occasione di Almorienta, le giornate dell'orientamento che l'Università di Bologna organizza ogni anno per far conoscere la propria offerta formativa e dare un aiuto alla scelta delle facoltà ai futuri studenti dell'Alma Mater, oltre a presentare numerosi servizi che l'Università offre ai propri iscritti. Sono Michele Mengoni, rappresento in questo momento il corso di laurea in Ingegneria dell'Energia Elettrica e i ragazzi principalmente vengono qua teoricamente per trovare risposta o cercare di avere indicazioni su quello che potrebbe essere il loro percorso futuro, su quello che potrebbero essere quello che li attende da qui ai prossimi 5 anni. E quello che cerchiamo di dare noi è cercare di orientarli. Ovviamente non siamo qui per vendere prodotto, non cerchiamo per forza di condurre ognuno nel proprio corso di laurea. E le domande più frequenti più che altro sono su quello che è l'università, su quello che può essere le ragioni per venire all'università e eventualmente fare un corso di laurea piuttosto che un altro. Quello che cerchiamo di dare noi, o meno quello che vorremmo cercare di dargli, è una risposta che possa indicare almeno un percorso o quello che è stata la nostra esperienza. E si dice che in generale le facoltà scientifiche, ad esempio ingegneria, siano più gettonate, diano maggiori possibilità anche di lavoro. È effettivamente così o qual è la situazione attuale? Sicuramente se si guarda puramente il dato occupazionale, la maggioranza delle facoltà di ingegneria sicuramente danno un maggior impatto lavorativo. La possibilità di trovare lavoro è sicuramente maggiore in base alle statistiche anche di Alma Laurea. Quello che però bisogna considerare è che non è importante solo trovare un lavoro, ma trovare un lavoro che faccia per noi. Quindi semplicemente scegliere una facoltà solamente per il dato occupazionale poi ci rischia di trovare un lavoro che non si ama. Quindi l'indicazione in generale è sì, prendere atto del dato occupazionale perché è una cosa importante. Nel contempo cercare anche di guardare quello che sono le proprie passioni e scegliere in base a queste. Quindi l'occupazione è importante, ma non finisce solo col dato occupazionale, di guardare anche quello che poi uno vorrà fare oltre. Di medicina, per via dei test d'ingresso, è considerata una delle facoltà più difficili. Quali sono le tue impressioni, dubbi, perplessità su questa facoltà? Cioè, sicuramente i test d'ingresso, di ammissione sono molto molto selettivi e difficili, quindi non si sa, cioè già è molto difficile entrare, ma anche gli esami, anche dai miei amici che già la fanno, non sono per niente facili, quindi. Pensi di iscriverti lo stesso? Sei motivata? Io vorrei provare comunque perché è una mia passione, però dobbiamo anche pensare a altre possibilità comunque. Io faccio la quarta liceo delle scienze umane e sono venuta qui perché ero interessata a fare scienze infermieristiche. Sono andata nello stand, ho ascoltato anche diversi discorsi, ho chiarito diversi dubbi, mi hanno sfatato diversi miti e stereotipi e ora affronterò il tutto con più serenità. Sinceramente io non pensavo che potessi andare a studiare all'estero in scuola di farmacia, però in quello stand di farmacia, biotecnologica e scienze motorie ho scoperto che posso laurearmi anche all'estero, in Francia, e sono andato a chiedere informazioni e mi piacerebbe appunto laurearmi in medicina oppure frequentare la scuola di farmacia. So che magari non ho la faccia di uno studente, però mi piace veramente la medicina e l'infermeria, infatti voglio veramente laurearmi all'estero, scuola di farmacia o tecnologia motore. Durante la prima giornata si è svolto anche il Career Day, rivolto a chi invece è alla ricerca di un lavoro. I laureati e laureandi hanno potuto presentarsi alle numerose aziende presenti e lasciare i propri curricula. E sono al secondo anno della specialistica in economia e politica economica qui a Bologna. Mi sono laureata in ingegneria civile ad aprile, la magistrale, e sono in cerca di lavoro. L'università ci ha fatto sapere di questo evento, quindi sono venuta a dare un'occhiata. Mi sembra molto buono per noi che ci stiamo laureando e quindi abbiamo opportunità di conoscere le varie aziende che ci sono qui in Italia. Ho fatto già 2 esperienze lavorative come stage
e vorrei cercare un'esperienza con un contratto che sia più duraturo, che mi possa permettere di svilupparmi professionalmente e anche di acquisire una certa, appunto, professionalità, perché cambiando sempre non so fino a che punto si ci possa canalizzare su un settore. L'evento è molto carino perché permette, ad esempio come me, che vengo dalla Sicilia, sono fuori sede, non conosco tutte le aziende che ci sono in sede, quindi in questo modo mi permette anche di fare uno scouting, di capire che settori ci sono, dove posso dedicarmi, dove posso ricercare. Sono un laureando in informatica e questo evento è stato molto utile perché mi ha permesso di incontrare molte aziende, fare molti colloqui e lasciare molti curriculum, e verrò poi ricontattato dalle aziende, quindi è stato molto utile, sì. E mi sono sembrati tutti molto disponibili, insomma è una buona opportunità per lasciare curriculum, presentarsi. Come feedback posso dire che è positivo, però ovviamente si lascia il curriculum, siamo in tanti, tutti giovani, tutti, secondo me tutti molto in gamba, perché le università sono tutte valide. Magari alcuni non ti daranno, insomma, un riscontro pratico, però è anche un buon esercizio per noi per approcciarci insomma, al mondo del lavoro, ecco. Posso solo dire in bocca al lupo sia a me che ai miei colleghi e speriamo che questa Italia ci aiuti, perché siamo tanto volenterosi noi.